Prestigioso riconoscimento culturale per lo scrittore agrigentino Christian Bartolomeo. La Giara d'Argento è stata assegnata al talento nostrano, 39 anni, ingegnere ambientale originario di Raffadali, che è stato uno dei tre finalisti nazionali del premio La Giara della Rai Eri con il romanzo Le 15. Il premio La Giara è una storica e prestigiosa vetrina pubblica nazionale per i giovani scrittori d'Italia. Christian Bartolomeo svolge la sua attività tra la Sicilia e la Calabria e ha superato la difficile selezione. Dapprima una commissione per ogni regione ha esaminato centinaia di libri, scegliendo a suo insindacabile giudizio il romanzo migliore. Poi una nuova commissione nazionale ha scelto i tre finalisti delle 20 regioni italiane e Christian Bartolomeo, primo in Sicilia, ha partecipato alla gara finale che si è svolta a Roma in presenza delle massime autorità della RAI e di vari esponenti della cultura italiana, conquistando il secondo posto, quindi la Giara d'Argento 2017. E l'attore agrigentino Gianfranco Iannuzzo ha letto alcuni brani del libro Le 15. Ecco il video. Vieni qua, tanto leggo la motivazione. La narrazione è strutturata come una rocambolesca commedia degli equivoci che unisce toni popolari e dialettali a linguaggi più elevati. Il gioco dei miracoli annunciati, delle coincidenze incalzanti, delle soluzioni impreviste alimenta abilmente l'ambiguità fra caso e intervento divino. Io però la trama non l'ho capita da questa, dalla motivazione, perché quella scrive la giuria che l'ha letto il libro, io ancora no. Ecco, quindi è un'opera di fantasy, cioè sì, è una commedia romanzata degli anni 60 tra la Sicilia e la Calabria. E, diciamo, di fondo è un romanzo spirituale, però letto in chiave ironica. E il protagonista, che è Antonio, diciamo, fa un sogno, si sveglia, diciamo, è sconvolto, esce così come in pigiama e va verso la chiesa mentre stanno uscendo i fedeli. Arriva davanti all'altare, c'è il parroco, dice 15 e si è. E allora questo parroco, che è un bonaccione, uno che ha una fede semplice, alla fine cerca di svelare questo mistero e compie un gesto che per alcuni, forse per il gesto di credulità popolare, forse perché per lui realmente pensano che sia santo, quindi capace di fare i miracoli al bisogno. E quindi iniziano ad arrivare delle richieste assurde, di miracoli da parte del mafioso locale, il vescovo che vuole fare carriera, vuole diventare cardinale. E alla fine si intrecciano le vite di sei personaggi, dove secondo me il sottofondo che li unisce è la mano e l'amore di Dio nella vita loro e anche quella nostra, dice di conseguenza.